annuncia a sorpresa qualche affermazione forte e alcuni momenti conditi da grandi risate. L'ultima puntata di Como Zero con i 7 candidati sindaco di Como ha chiuso la campagna elettorale senza tradire le attese. Molti e diversi temi affrontati, da quelli puramente amministrativi ad altri di carattere generale. La novità vera è arrivata da Maurizio Traglio sul futuro di Piazza Roma. Rispetto all'ipotesi di un parco giochi in una zona senza auto, il candidato del centro-sinistra ha confessato un parziale cambiamento di idea. Piazza Roma che va riconsiderata. All'inizio io pensavo fosse una cosa che andava bene così, non va bene così, per cui va ripensata. Le auto o la sosta? Sicuramente per residenti, assolutamente sì. Certa novità. Sicuramente per residenti, ma anche le motociclette. La discussione è virata su temi simbolici e sull'ipotesi di intonare il canto partigiano Bella Ciao in occasione di un prossimo 25 aprile, il candidato sindaco del centrodestra Mario Landrescina è stato netto. Non canterei Bella Ciao come non canterei nessun'altra canzone contrapposta, perché continuiamo a voler marcare delle distanze, lasciamo che la storia faccia il suo corso, traiamone gli insegnamenti, mai più guerra. Però proviamo, almeno chi abbia responsabilità di governo, a mettere insieme. Forti le parole pronunciate da Celeste Grossi, candidata per la prossima Como, sulla presenza dei crocefissi negli uffici e nei locali comunali. Penso che la laicità sia un principio fondamentale per qualsiasi istituzione e quindi non metterei il crocifisso e se lo trovassi lo toglierei. Sul piano più strettamente politico, Alessandro Rapinese ha tenuto a marcare le distanze dai partiti tradizionali, mentre il candidato dei 5 Stelle Fabio Leotti ha ribadito il metodo particolare per l'eventuale composizione della giunta. È da 20 anni che dico proprio la stessa cosa, né di sinistra né di destra, ma penso che non esistano la sinistra e la destra. Renzi è di sinistra o di destra? Berlusconi? Vanno d'accordo assieme. Non è per non far torto, ma noi non sceglieremo gli assessori tra i candidati potenzialmente, quindi in base ai curriculum che sono arrivati sto ancora finendo di sentire le persone, di incontrare e fare dei colloqui. I candidati hanno espresso anche la propria opinione sul tema delle adozioni da parte di coppie omosessuali e tranchant è stata la posizione di Bruno Magatti, candidato per Civitas. Sulle adozioni no. Lo dico, non è favorevole alle adozioni? Ovviamente io non ho nessun problema con le coppie gay, ma io ritengo che il bambino, già il tema dell'adozione è delicatissimo, quindi credo che non siamo certamente ancora nei tempi per una cosa di questo tipo. Infine, Francesco Scopelliti si è detto favorevole a far pagare 5 euro all'ora ai pullman turistici in Via Regina. Sono abbastanza d'accordo, non mi piace la soluzione di Via Regina a pagamento, io li farei pagare ma poi li allontanerei direttamente in un parcheggio di interscambio. Perché noi dobbiamo tentare. Ma se li fa pagare poi li caccia, non diventa un po' cornuti e marziani? No, ma gli do un parcheggio comunque dove loro possono posteggiare.